Buongiorno ragazzi, oggi parliamo della Mini Fit. Chi ha visto i video precedenti avrà visto che ho fatto la recensione sulla sigaretta La Blu, per intenderci questa, una Pod Bond, 350 mAh, non ha nessun tasto, avevamo detto che aveva una ricarica veloce, 20 minuti dura 8 ore, ha le sue ricariche che si possono trovare in tabaccheria, è una sigaretta che si compra in tabaccheria, prezzo ridotto, e da utilizzare, io la utilizzo con nicotina proprio agli inizi per chi vuole smettere di fumare, secondo me è un buon prodotto, comodo, leggero, da tenere nel taschino, ottimo prodotto. La recensione la trovate nei video precedenti. Oggi parliamo della Mini Fit, che tutti ormai penso conosceremo. Mini Fit, vediamo questo modello. Io ho preso il modello rosso della JustFog, 370 mAh, testine intercambiabili. In questo modo basta fare un leggero movimento ondulatorio con le dita, si apre la sua testina. Questa è la batteria, ricarica micro USB, tastino centrale con quattro tasti veloci, si accende, ci sono tre LED, all'accensione dei tre LED significa che la batteria è completamente carica, poi ci saranno due LED, un LED, e significa che dovrà essere ricaricata la batteria. Qua al centro vedete i due pin dove si collegheranno poi i pin sotto la ricarica. Che dire, un buon prodotto, ottimo, ancora più piccolo, vedete, della Blu, sicuramente è un pelino più largo, se si riesce a vedere, rispetto alla Blu. Tutte e due hanno un buon tiro, questa ha la comodità di non avere nessun tasto, quindi potete tenerla in bocca, se avete le mani impegnate potete utilizzarla anche in questo modo. Questa deve essere utilizzata con la pressione del tasto, però è veramente un buon prodotto. Siete in giro da qualche parte, non volete avere cose che danno noia o si vedono, o a una festa, questa qui nel taschino, in tasca, non si nota, è veramente comoda e ottima. Io mi sono trovato veramente veramente bene, un ottimo prodotto. Dove stanno le differenze maggiori? Qui, per ricaricarla dovete giocarci un pochettino in più. Se guardate nel video precedente do le spiegazioni di come sono le testine e di come si effettua il refill. È una cosa un attimo più meccanica, dovete avere un attimo di tempo, aprirla e modificarla, anche se viene veramente ottima. Questa, la Mini Fit, nulla da dire, è veramente comoda. Qua sopra, dove ci sono i pin, se si riesce a vedere, c'è una leggera levettina. Solleviamo la levetta, si apre in questo modo, finito. Ci sono due forellini, uno di qui, uno di qui. In questi forellini va inserito il liquido. Ora, questa è piena, comunque veramente è comodo. Basta girare, premere appena appena e il liquido si riempie qua all'interno della ricarica. Finito, si chiude, si inserisce nuovamente, muovendo appena appena e poi premendo, clac, e la Mini Fit è pronta. Come vi dicevo, quattro tasti veloci, si accende, in questo caso vedete nel momento in cui premete da due LED e il tiro è piacevole. Io lo sto utilizzando ormai da più di una settimana e vi devo dire che anche con tirate forti non ho mai, mai, dico mai, avuto il problema di avere del liquido in bocca. Mai. È veramente, su questo aspetto, ottima, ottima. La Blu mi trovo veramente bene, ma può capitare, nonostante io abbia fatto anche la rigenerazione del cotone, quindi abbia cambiato il cotone, un liquido 70-30 che all'interno di queste pod mod sconsiglio, un 50-40-10 sono già dei liquidi che vanno bene,
Nonostante tutto, vi dicevo, può capitare alcune volte di sentire appena appena un pochettino di liquido qua, nulla di che, ma qualcosina si può sentire. Con la MiniFit, assolutamente, io ho tutte le prove che ho fatto. Eccomi, scusate un attimo. Allora, dicevamo che la MiniFit è un buon prodotto. Altre differenze rispetto alla Blu? Vi parlo sempre di questa perché è una sigaretta dove mi sono trovato veramente veramente bene e mi ha aiutato contro le sigarette. Comoda da avere sempre nel taschino, quindi per quello faccio un riferimento sempre a questo tipo di sigaretta perché è molto comoda anche chi si approccia al mondo delle sigarette elettroniche per smettere di fumare, più sigarette elettroniche, diciamo, al mondo delle pod mod. Per smettere di fumare e non vuole avere, diciamo, troppi sbattimenti, quindi ricariche, rigenerazioni, fare di questa qui è comodissima perché prendendola dal tabaccaio, se uno non vuole neanche comprarsi il liquido, non ha intenzione di risparmiare, vuole solo smettere di fumare, questa andando dal tabaccaio trova le sue ricariche in confezioni da due, nell'altro video è tutto ben spiegato e specificato, è veramente comoda, quindi faccio riferimento a questa per approcciarsi a un mondo e a persone che vogliono smettere di fumare. La comodità è questa, si vede perfettamente da tenerla in mano, sono due sigarette veramente comode, leggere, forse appena appena la MiniFit ha un peso leggero in più, ma questo è nei grammi, non si sente nemmeno, ma la comodità di averla in mano è veramente veramente ottimo, ottimo. Altre differenze, questa oltre ad avere la bocchetta superiore dove si effettua il tiro, non ha null'altro, è completamente chiusa e salita. La MiniFit invece ha questi forellini davanti per una presa d'aria. All'inizio può capitare che qualcuno andando a schiacciare in alto il pulsante per riuscire a vedere i LED in questo modo rischia di tapparli, ma lo sente subito, spostando appena appena il dito. Questi forellini rimangono aperti per un apporto d'aria migliore alla sigaretta e si fa sentire, si sente bene. Secondo me è veramente un gran prodotto. Nella sua confezione, una confezione quadrata piccolina, c'è all'interno la MiniFit batteria, c'è all'interno anche la ricarica e il classico cavo USB, micro USB per effettuare la ricarica. Come durata della batteria, la blu dura di più, la MiniFit dura un pochettino meno, ma comunque veramente un ottimo prodotto. Il mio consiglio per chi la vuole utilizzare è prendere delle testine di ricambio, si trovano in queste confezioni e vendono anche singolarmente, una singola. Io ho preso questa confezione da tre ricariche, potete usare degli aromi differenti oppure se andate in giro, tanto è molto molto piccola, avere una ricarica sempre pronta in caso di necessità. Che dire, la MiniFit ormai la conoscono tutti, non c'è nient'altro da aggiungere, ottimo prodotto. Se vi è piaciuta la recensione, ci vediamo per il prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao ragazzi!